Hello distinguished subscribers and welcome to Key to Learning Italian. In this video we're going to have a look at a previous CILS exam. To be exact, this is the CILS exam of year 2012 and the level is C2. Okay, here we have this text that has verbs in brackets that we need to conjugate in the right tense and complete the test. It says analisi delle strutture di comunicazione, prova numero 2. Da Manzoni a Topo Gigio, le storie della mia vita. Umberto Eco compie 80 anni e negli Stati Uniti gli dedicano un volume della prestigiosa Biblioteca dei Filosofi. Quando finì Il nome della rosa, pensavo che avrebbe venduto 3.000 copie. Il successo resta un grande mistero. Incontro Umberto Eco in un bar di Roma, un paio di giornali sotto il braccio, all'aria rilassata. L'occhio, dietro le grandi lenti, è ironico. E mentre lo osservo, penso che l'immagine rifletta la sua forza e il suo temperamento. Il che vuol dire che possiede uno stile. Quello di Eco unisce precisione e fantasia. Alla sua nascita, nessuno poteva immaginare che avremmo avuto i multipli di Eco: saggista, scrittore, professore, bibliofilo, romanziere, mass mediologo con lobby del flauto. Eco riflette un mondo variopinto, ricco di sorprese e di fascino. Per ricordarcelo, l'America produrrà un libro imponente e un po' speciale nel quale i maggiori scrittori e intellettuali saranno chiamati a dire la loro sull'operato letterario e filosofico dello studioso. È una cosa che mi fa tremare le vene dei polsi, dice Eco, e non capisci se è vero o se scherza. Poi aggiunge, il libro sarà pubblicato in una collana americana che esiste da una sessantina d'anni, tutti i volumi di più di 1.000 pagine, però bisogna sbrigarsi, perché se muori prima che l'opera sia finita, non te lo fanno più. E lei che cosa dovrebbe fare per il libro? Scriverò una specie di autobiografia filosofica di un centinaio di pagine e la cosa, le confesso, mi fa una paura matta. Chissà che cosa direbbero i suoi maestri. A proposito, quali sono quelli che hanno contato nella sua vita? Fui formato a 11 anni dalla meravigliosa signorina Bellini, una professoressa di italiano che mi ha insegnato le virtù dell'invenzione. Poi ce ne sono stati molti altri. Ci parli della sua esperienza alla televisione italiana? Entrai in televisione per concorso e devo ammettere che all'epoca si facevano programmi infinitamente più belli di quelli di adesso. Ma voi, intendo dire quel gruppo di giovani intellettuali che eravate entrati alla televisione, non contribuiste a svecchiare l'ambiente? Ero un giovane di 22 anni, un piccolo funzionario che guadagnava 60.000 lire al mese. Mi occupavo di trasmissioni secondarie. Poi seppi che la casa editrice Bompiani cercava qualcuno. Fui assunto e quasi subito Bompiani mi affidò la direzione della collana di filosofia Idee Nove. Fu un periodo bellissimo, durato 18 anni. Parliamo dei suoi romanzi. Non crede che siano più vicine al cinema che alla letteratura? Sì. Ma del resto sono convinto che anche Manzoni, nel XIX secolo, non rida,
abbia usato il linguaggio cinematografico prima che fosse inventato. A proposito, il riso è una componente fondamentale del suo lavoro. Ne ha fatto un punto di forza ne In nome della rosa. Le confesso che ho sognato per anni di scrivere la grande opera filosofica sul riso, ma mi sono reso conto di non esserne capace. Però ho diffuso la voce che ci stavo lavorando in modo che, dopo che fossi morto, sarebbero uscite tante tesi di laurea sulla mia opera incompiuta. So this was the close exercise, fill in the blanks test of CILS exam of year 2012 of C2, livello C2. Thank you for watching. See you next time. Bye.